Salve a tutti ragazzi, oggi è un nuovo video in cui vi parlerò dei miei suggerimenti, vi darò dei suggerimenti generali per quanto riguarda la valigia. So che questo video è stato molto richiesto nel tempo, quindi oggi è un giorno fantastico fuori, quindi infatti sto facendo il video fuori appunto. E infatti, come vedete, sono a maniche corte, sono troppo felice perché fa un caldo bestiale finalmente. Allora, cominciamo subito. Allora, per quelli di voi che vogliono sapere quanto si deve portare nel bagaglio da imbarcare, nel bagaglio a mano, allora in intercultura come standard vi dà 20 kg per il bagaglio da imbarcare e 7 kg per il bagaglio a mano. Però una volta se saprete la compagnia aerea, per esempio noi abbiamo viaggiato con Lufthansa, potete direttamente contattare. It's okay. Potete direttamente andare sul sito, contattare la compagnia aerea ed informarvi per quanto si può portare. Per esempio, quando era con me, appunto, per la Lufthansa erano 23 kg il bagaglio da imbarcare e, se non mi sbaglio, erano tipo 9 o 10 kg il bagaglio a mano. Però considerate che il bagaglio a mano non lo controllano, non fate lo stesso errore che ho fatto io, che me lo sono fatto controllare con una deficiente. Comunque, il bagaglio a mano di solito non ve lo controllo, però non andate tipo 27 kg, che poi ovviamente quello. L'importante è che dovete avere le classiche misure del bagaglio a mano e quelle io non le so sinceramente, le sa mio papà, però basta che le cercate su internet, le classiche misure del bagaglio a mano e vi spuntano. E quindi questo. E poi passiamo ai consigli più pratici. Allora, innanzitutto voglio specificare che dividerò appunto questo video, farò questo video qui e poi farò un video con cosa ho messo nel mio bagaglio da imbarcare e cosa ho messo nel mio bagaglio a mano. E invece questo video sarà un po' un video generale. Allora, cosa portare in generale? Allora, io qua ho la mia lista. Allora, guardate che... Allora, ok. Innanzitutto, la prima cosa che volete fare, magari voi direte come ho fatto io, mi porto i vestiti migliori perché ovviamente non si rovinano, eccetera, eccetera. Cioè, non si rovina, ci metto i vestiti migliori, eccetera, eccetera. Non voglio fare vedere di fronte a persone che non conosco tutti i vestiti vecchi che ho. Sbagliatissimo. Portatevi dei vestiti vecchi, perché specialmente se capitate in piccole cittadine come la mia, dove c'è molta attività tipo fattorie, eccetera, eccetera, e specialmente se capitate in una fattoria, portate dei vestiti vecchi, perché magari i vostri genitori ospitanti vi potranno chiedere di lavorare nella fattoria. Oppure molto spesso, cioè, gli americani tutti quanti c'hanno il giardino. Molto spesso vi capiterà di andare con gli amici e fare dei giochi sul prato, eccetera, eccetera. I pantaloni si macchiano e le macchie del grasso, no, del grasso. Oh, confusa la parola inglese e quella italiana. Le macchie del prato, d'erba, non vanno via facilmente, cioè bisogna proprio strofinare, eccetera, eccetera. Quindi quello che vi consiglio io è quello appunto di portare dei vestiti vecchi che potete utilizzare anche per casa, e quindi questo, perché comunque sempre vestiti nuovi li potete comprare ovunque, vestiti vecchi purtroppo magari spendete soldi per un paio di pantaloni nuovi che usate come pantaloni vecchi, ma in pratica non lo sono, sono nuovi, non ha senso, portate direttamente dei vestiti vecchi. Quindi poi un altro consiglio che vi voglio dare è quello di comprare, sapete quelle buste che metti le cose dentro e poi praticamente assorbi l'aria con l'aspirapolvere? Ecco, vi consiglio di comprare un paio di queste buste, soprattutto per il bagaglio da imbarcare,
perché soprattutto per quelli come me che vanno nei paesi dove fa freddo, ovviamente dovrete portare un sacco di cose invernali e quindi questo vi serve sia peso che spazio, perché da una pila così praticamente si ridurrà una pila così, quindi un po' sarà meno della metà, quindi questo. Un altro consiglio che vi voglio dare, appunto, sempre parlando di buste, è quello di portarvi appunto nelle bustine, di mettere tutte mutande e calzini per non disperdere. Quindi questo appunto è un consiglio che vi voglio dare. Un altro consiglio che vi voglio dare è quello di abbiamo parlato appunto delle cose diciamo dei vestiti un po' vecchi. Un consiglio un altro che vi voglio dare è quello di portarvi un po' di tutto. E per un po' di tutto voglio dire vestiti invernali ma anche vestiti leggeri, perché anche se andate per esempio in Michigan dove sono io, dove c'è freddo, voglio dire, no caldo, dove c'è freddo, vedete io oggi sono a maniche corte, quindi c'è un po', soprattutto in Michigan dove sono io, il tempo è un po' pazzo, un giorno c'è caldo, un giorno c'è freddo, quindi anche se vi siete strati è molto conveniente, diciamo, e quindi portatevi non solo cose pesantissime, ma anche cose leggere e anche giubbotti, dal giubbotto pesante al giubbotto leggero, soprattutto i giubbotti anche perché sono costosi, cioè i giubbotti, quindi portatevi magari più giubbotti e magari spendete soldi nelle magliette, eccetera, eccetera. E un altro consiglio che vi voglio dare, questo è l'ultimo, è appunto abbiamo parlato appunto di peso delle valigie, come salvare spazio, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Ma la cosa più importante che davvero salverà lo spazio nella vostra valigia è pesare la valigia in se stessa. Cioè, io avevo un paio di valigie appunto, magari quelle più larghe, quelle più piccole, quelle più carine. Magari portatevi una valigia che è un po' più vecchia. Ok, no, magari non ha quel bell'aspetto tutta perfettina, ma che pesa di meno in se stessa, cioè pesate la valigia senza niente, perché ci sono valigie che in se stesse pesano già 6 kg, 6 kg, e sono 6 kg che vi vengono tolti dalle cose che potete mettere dentro, perché se avete una valigia, per esempio il bagaglio a mano, che è 7 kg e già avete 5 kg, 4-5 kg di valigia in se stessa, potete mettere solo 3 kg, giusto? Lo stesso vale per il bagaglio a mano. Io per esempio avevo le mie valigie che quello del bagaglio da imbarcare pesava un 3 kg in se stesso, cioè sto parlando, e poi quello là del bagaglio a mano pesava sì un 2 kg, pesava un po' di meno. Quindi questo davvero secondo me è il consiglio fondamentale per tutti, perché se poi portate quei valigioni mostruosi che sono, che già solo il trolley pesa appunto 10 kg, già vi considerano pure quello. Quindi questo è tutto per quanto riguarda questo video. Al solito richieste sono ben accette. Domande su Ask vi risponderò sempre. E stavo pensando di fare tipo una, a parte questi video delle valigie, anche un video in cui vi rispondo alle vostre domande, in cui magari posterò una foto su Instagram o comunque sul mio blog, in cui potete fare delle domande a cui non risponderò e vi risponderò direttamente nel video, magari sceglierò le domande che mi incuriosiscono di più o che comunque meritano o a cui non ho già risposto, perché se ho già risposto a alcune domande, magari in altri video, eccetera, eccetera, vi indirizzo direttamente al video invece di riscrivervi la domanda. Quindi, come al solito, le richieste sono ben accette anche perché, appunto, finiti questi video, non lo so, mi pare un paio di idee, ce l'ho ancora, però sempre, appunto, video, sempre, appunto, richieste sono ben accette. Quindi, qualsiasi commento, qualsiasi cosa, sempre nel box, potete commentare nel video YouTube, potete commentare su Ask, se alcuni di voi mi vedete su Facebook, certamente mi potete scrivere su Facebook, ovviamente io indirizzo tutti. Cioè rispondo a tutti, volevo dire. Al solito i miei link sono tutti nel box informazioni, quindi vi mando un bacione al prossimo video.